collaborazione con D'Urbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni. Un cordiale saluto da Gigi Di Simio, Gianni D'Amore, Giuseppe Pedacciato. Noi siamo quelli di In Cucina con lo Chef. Sì, manca Walter Durante, però. Oggi ciao, manca Walter Durante, ma è come se fosse con noi. E Daniela Carissimo, la nobile donna che ci vizia, con il dolce. Rosa del team, sì. A te piacciono i dolci? Molto. A te? Hai preso due proprio. A te piacciono? Mo veniamo qualche sabato. Sì, beh, è chiaro. Tante persone il sabato mi dicono, ma perché non mi porti con te? Volentieri, solo che sai com'è, purtroppo. Io approfitterei per ringraziare Antonio D'Urbano oggi, sì, che ci ha messo a disposizione lo studio, sì, da dove andiamo in onda, e appunto in questa quarta stagione di In Cucina con lo Chef. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Sei un grande amico nostro e siamo contenti di essere tuoi ospiti. Allora, stiamo andando avanti con la stagione, questa è la puntata numero 65, è un bel traguardo. Dove il secondo? Puntiamo alla 100, alla centesima, dove faremo un minimo di, come si dice, di brindisi, sì, sì, centesima puntata. Non so chi di voi si troverà, però chi ci sarà, vediamo. Possiamo anche organizzarne una rimpatriata con tutti. Vabbè, rimpatriata. Vabbè, allora, rimpatriata, bella la rimpatriata. Allora, oggi parliamo di, o meglio, preparerete zuppa di funghi, patate e pancetta rotolata con crostone di pane e scamorza. Quindi, io la vedo una cosa rustica. Sì. Chi mi dice, a parte quello che già anche le persone che ci stanno seguendo da casa vedono qui esposto sul nostro banco, chi mi dà in dettaglio? Allora, ci serviranno per questa zuppa cipolla rossa, aglio, timo, prezzemolo, del pane che abbiamo, delle fette di pane che abbiamo ricavato dalla baguette, della pancetta tesa, patate, due tipologie di funghi, il fungo pioppino e il prerodium oppure il cardoncello, come lo vogliamo chiamare. Vabbè, due qualità di funghi. Sì, e la scamorza appassita, sì. La scamorza appassita. Tu devi, secondo me, devi dare l'indicazione anche geografica. Perché non dici mai la cipolla rossa di? Tropea. Non l'hai detto. Allora. Ti ho colto in, diciamo, in flagranza di reato. Va bene. Ragazzi, io mi prendo il mio sgabello e vi do il via. Grazie. Anzi, sapete che vi dico? Prima dello sgabello mi prendo un bel caffè. Ah, sì. Voi preferite? No, noi. No, grazie. Almeno io sto. Oggi no. No, lo prendo io perché ho proprio il desiderio di prendere un buon caffè. Un sì, caffè. Ci vuole ogni tanto un po' di carica. Poi un caffè molisano. Ah, sì. Ci buonissimo. Tengo a precisarlo. Sì, sì. Allora, prendo. Allora, Gigi, qua facciamo la base, la nostra zuppa. Aglio, zuppa di funghi. Di funghi, sì. Aglio, cipolla e timo, il soffritto. Intanto che voi procedete, io procedo con il mio caffè. Sì, già mi state dando le patate. Ci daranno la parte di amido nella zuppa. Io il caffè lo bevo corto e amaro. Quindi proprio. Sì, sì, ognuno ha il suo. Sì. Le proprie preferenze, no? No, vedi, io ho preso anche il cucchiaino, ma io lo zucchero nel caffè non lo metto. Lo metti. Allora, qui andiamo con la base. Abbiamo i crostoni di pane, li tostiamo in padella direttamente. Sì. E poi li ripassiamo in forno con la scamorza appassita e un po' di origano. Quindi c'è un passaggio anche in forno. Sì, ma solo i crostoni di pane. Perfetto. Qui alziamo. Tu Giuseppe sei alle prese con i funghi. Sì, ho tagliato le patate a cubetti. Serviranno a Giovanni per la zuppa. Questo, e poi aggiungeremo. Anche questo è un piatto invernale. Sì. Diciamo. Assolutamente.
la stagione, diciamo, del freddo, sì. si opta per questo tipo di... Le zuppe sono nel mese di agosto a 35 gradi. Mese di agosto non la vedo proprio. Mi faccio una zuppa, è un po'... Tranne se veramente, non so, sei malato, cioè... Vabbè. Un brodo. Ricordiamo che noi in Cucina dello Chef abbiamo anche un indirizzo mail per entrare in contatto con noi, che è chef@incucinacolochef.com. Sì, abbiamo parlato della pancetta, farà la nostra parte croccante insieme al crostone e andrà sopra. Ah, quindi questa sì. è pancetta tesa. Tesa. Sì. Perché e l'andiamo a... Con voi ho imparato che esiste la pancetta tesa, la pancetta rotolata. Sì. Poi le aziende si sono inventate quella con il quella a cubetti. Ah, cubetti, sì. Per che si usa per facilità, per, sì, per Quindi queste quattro fettine di pancetta devono dorare. Sì, e devono poi sopra. Non ce li questo mix tutti. Di funghi tutto qui. Sì. Che profumo la pancetta, eh? Sì. Veramente. Giuseppe, tu invece cosa fai? C'è un po' di battuta di prezzemolo, servirà dopo come guarnizione. Aspettiamo. Guarnizione finale. Sì. Questo può essere, voglio dire, cioè il pane tostato è la base della... Sì, con questo di solito si accompagna con i crostini, una zuppa. Sì. Allora abbiamo fatto il crostone. Avete riuscito allargato. Sì. Ci mettiamo il formaggio, la scamorza. Quindi non è proprio dietetica questa zuppa. No, no? Dai. È vero? C'è tutto, è un piatto completo. Eh sì, questo c'è da dire che... Qui facciamo appassire. Qui cerchiamo di non mettere acqua o brodo. Ho visto. Sì, perché il fungo una volta che lo saliamo rilascia tutta la sua acqua. Poi se nel caso serve raggiungiamo. Ha una parte umida, anche i funghi hanno la loro parte umida, giustamente. Quindi si cucinano così a secco, diciamo. No, a secco, questi una volta salati rilasciano l'acqua e. Io non ho notato, ma avete messo un filo d'olio qui o no? Sì, sì, nella base. Solo un filo d'olio. Certo, sì. La base. Un po' di carta. Andiamo ad infornare. Quindi. La pancetta è pronta. Sì, sì, la pancetta sì. Ho imparato, ragazzi, sto imparando a occhio. Vedo. Ok, qui andiamo a mettere la scamorza. Sì. Sui nostri crostini. Cioè, i crostini li arricchite. Sì. Con un po' di scamorza passita. E origano. Sopra. Ah, anche la roba. Sì. Andiamo a infornare. Va bene. Anche 150 gradi. Sì, ci sentiamo che si... 150 gradi. Va bene, allora. Si fonde. Possiamo dire a chi ci sta seguendo di rimanere, non cambiate canale, non cambiate canale. Noi torniamo subito e vi mostriamo la nostra zuppa di funghi, bella, pronta per essere impiattata. In cucina con Chef, torniamo subito. Siamo tornati con la zuppa di funghi pronta praticamente. Prontissima. Però c'è la parte croccante. Io sformo, sì, i crostini. Che sta arrivando, la parte croccante. Ricordiamo che Gianni precedentemente ha infornato tre fettine di pane tagliate da una baguette. Con un po' di scamorza. Scamorza gli appoggiato sopra passita e origano. Delle fette di scamorza. Bello anche il sistema che avete scelto per impiattare questa zuppa. Con addirittura abbiamo personalizzato il piccolo bancale che apriamo per. Bello. Quindi nella ciotolina di creta avete messo la zuppa. Adesso andiamo a mettere la pancetta. La pancetta che avete reso croccante passandola in padella con un filino d'olio. Sì. Quindi per dare, come si dice,
varietà, per dare sempre il discorso del morbido e del croccante, gli affiancate questo lettino di valeriana o soncino, questi crostoni di pane. Sì. Monopiatto. È vero, monopiatto. Bello. È proprio un bancale, diciamo. È vero. Un bancale di roba. Poi devo ammettere che questa idea di presentarlo così è molto carina. Eh sì, sì, è molto originale. Immagino che chi ci ha seguito, questa qui la può tranquillamente sì, rifare. Sì, i funghi si trovano, la pancetta, tutto. Patate semplice. Poi il crostone che hai poggiato lì va bene anche abbinato con altre sì, cose. Con altre cose, assolutamente. Quindi l'idea del crostone. Va bene. Di tartufo, se la scamorza. Certo, quindi diciamo la fantasia c'è sempre. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio di cuore per essere stati anche oggi qui con noi ad In Cucina con lo Chef, Instagram, Facebook e YouTube. Va bene? Perfetto. Alla prossima puntata. Se vi è piaciuta, tornate a trovarci domani. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni.